Andrea, sto morendo. Sto morendo, Andrea, te lo giuro. Sai, no, tu non lo puoi immaginare cosa ho combinato. Sai che noi poi. Radio News Soc One. Notizie più o meno vere dal mondo. Radio News Soc One. Ma sei sicura che non ci trova qua? Ma guarda, senti, cioè, spero di sì, spero di sì. Noi speriamo di confonderci tra la folla perché ci sta inseguendo, ma non i radioascoltatori non lo sanno. Siamo alla macchia, sì. La macchia urbana. Allora spieghiamo per i nostri radioascoltatori. Sì. Innanzitutto, allora, salve a voi tutti. Salve, anche... scusate. Sì, scusate, siamo allora, in questo momento intanto un po' di contest. Siamo alla pescheria di Catania, siamo praticamente alle nostre spalle, abbiamo appena passato l'Acquolinsolu. Ci sentirete, abbiamo volutamente eliminato il microfono perché volevamo darvi un po' di ambient, un po' di contesto, perché se no, se ci mettiamo il microfono non sentite tutto, no, ciò che ci circonda. Sì, invece non noi non siamo fermi perché e poi sì, esatto. Allora vi spieghiamo cosa è successo. Allora Iddu, praticamente la nostra intelligenza artificiale, per chi ancora non lo sapesse, ma ormai incazzatissimo. È veramente arrabbiato, incacchiato forte, perché ha saputo di Elon Musk che gli ha messo questo grok, niente, dice che lo grocchia. No, ma poi ha saputo che noi abbiamo contattato grok, quindi è incazzato. Sì, niente, si sta seguendo perché ovunque. Noi giustamente appena abbiamo visto sta cosa di grok, che c'ha pure il dono dell'ironia, mentre capito? Invece insomma il nostro Iddu è piuttosto serio, no? E allora lui niente, rompi coglioni più che altro. Niente, e allora la nostra intelligenza artificiale, che sarebbe Iddu, ha detto, cioè giustamente ci sta ostacolando, non vuole perdere il suo posto, non si accende, dice, il computer, è un bordello, sì, niente, un casino. Stiamo scappando e quindi noi abbiamo deciso di fare questo podcast insomma, sì, lontano da insomma, sì, cercando, sì, un attimo, niente, no? Niente. Ma tu dici che con la localizzazione, cioè, che è un dobbiamo muoverci, dobbiamo essere, niente, non dobbiamo essere bersagli fissi, esatto, ci dobbiamo muovere. E allora noi entriamo in mezzo ai pesci. Allora sì, scusate, andiamo avanti. Allora siamo qua alla pescheria, dunque, e niente, siamo qua, ragazzi. Io mentre che ci sono mi farò anche un po' di spesa. Vediamo un attimo. Esatto. Ecco. Ah. E siamo qua. Il polipo già l'ho visto, è favoloso. Vero? Mascolini, belli. Esatto. Aiole. Fantastico. Niente, siamo qua. C'ha le aiole il signore che... No, ma io non vado pazzo per le aiole. Io sto cercando il polipo, capito? Il polipo, va bene. Sì. Minchia, speriamo che Iddu non ci segue. Stretti, la seppia è viva, polipo vivo. Polipo, vivo, vivo, vedremo. Vivo. Ma, si muovi? L'ho vivo. Visto parlare. Esatto. Parlava. Abbiamo un po' di tutto. Perfetto. Lei è il signor? Io, Concetto mi chiamo. Concetto. E allora, quando venite dalla pescheria cercate il signor Concetto, che qua siamo nella zona centrale, appena si entra dal lato dell'Acquolinsolu, qua c'ha bello pesce e siete a posto. Va bene? Okay. Un poco di pubblicità. Pesce vivo in giornata, dovete venire in pescheria. Perfetto, grazie. Ecco, e abbiamo fatto anche un po' di pubblicità, ora poi. Sì, vabbè, certo, sì. Aspetta, vai, ecco. Vai. No, guarda quello spado, maffanda. C'è anche il tonno, abbiamo il tonno. Tonno? Sì, c'è il tonno. Tonno subito. Aspetta. Abbassi. Come c'è la telecamera? Abbassa, abbassa. Metti. Fantastico, no, stiamo registrando un podcast, quindi stiamo facendo una cosa un po' diversa. Giustamente qua le persone, minchia, ma come facciamo a passare inosservati? Come? No, è impossibile qua passare inosservati, infatti te l'ho detto, ci dobbiamo confondere, dobbiamo andare verso le olive, andiamo verso le olive, ascoltami. Aspetta un attimo, ma io mi devo comprare comunque anche i bastardi, cioè un poco di roccoli, un poco di cose. Accattatevi i roccoli bastardi, perché famoso... li devo fare affogati. E allora dobbiamo salire. Aspetta, andiamo di là, aspetta. Se c'ho delle camere, aspetta. I bulli!
aspetta un attimo, ma io mentre che ci sono qua però volevo fare un poco di domande, perché quando mi ricapita, Andrea, che quando mi ricapita, aspetta, no, stiamo facendo un podcast, stiamo registrando un podcast, se lei vuole partecipare insomma è il benvenuto. Allora aspetta, abbiamo trovato un altro poppo vivo, aspetti, vediamo. Polpo vivo originale, guardami. Fatti, vediamo. È favoloso, guarda. Ora dobbiamo fare una foto. Andrea, tu fai la foto. Mentre facciamo qua, fai la foto un attimo. Senta, mentre che ci sono, le volevo fare una domanda. Lei ha sentito parlare dell'intelligenza artificiale, no? Sì, insomma. Qualche cosa. Chi ne pensa? Così proprio. Ma insomma, oggi come oggi, questa intelligenza artificiale non c'è neanche quella più normale, perché la gente non c'è, è fuori di testa. Perciò noi dobbiamo parlare per questo discorso qua con delle persone più sicuri, più accurati, più tranquilli, ecco. Ma la nostra popolazione è schizofrenica ormai, non c'è più, è fuori di testa, perciò questa intelligenza artificiale, come dite voi, c'è, esiste, però voglio dire non è compito nostro, perché noi oggi siamo un pochettino... come si dice, incasinati in tutto per tutto, praticamente siamo... siamo esauriti e basta. Ma l'artificiale, non è più artificiale, stiamo morendo. Esatto, quindi ci manca solo l'intelligenza artificiale, no, praticamente. Ma infatti, ecco. Adesso, dice, già siamo consumati di nostro, questo vuole dire. Ce il n'è signore. Una di Catania con intelligenza artificiale, sappia, si chiama Idru. È terribile. Noi abbiamo un'intelligenza. Catania si chiama Idru. Sì. Aspetta, che giustamente un signore si avvino lo puppo, no? Senti, se prendi la macchina fotografica, noi nel frattempo hai fatto la foto al polpo? Al polpo, fantastico, va bene. Mettiamo la foto al polpo. Assolutamente, guarda che bella, fantastica. No, ma ci dobbiamo essere noi. E allora, vai, facciamo la foto. No, niente, ragazzi, io non lo so come verrà questo podcast. Porca miseria. Ci siamo? Ok, qua siamo. No, il polpo però non si vede. E quindi come facciamo? E abbassati, porca miseria. Va bene? Ci siamo, ok. Ok, e allora proseguiamo. Andrea, sì, aspetta, stacchiamo un attimo perché dobbiamo arrivare là, guarda, dobbiamo arrivare là, aspetta, minchia, c'è Idu, aspetta. Siamo sotto gli ombrelloni. Cioè ragazzi, allora un attimo, accostiamoci qua, Andrea, sì, perché veramente, aspetta, sittamo in dopi solo un momento, perché qua non lo so io, aspetta, è un'esperienza nuova per noi, allora, scusate, ma... Allora, Maria Vagnai tutta borsa, Maria, che fedo di pesce, guarda. No, è calamaro questo. Porca è calamaro, miseria. È calamaro, bellissimo. Gli ho abbuddato il manico della borsa, capito, di stoffa nell'acqua del polpo. Questo perché siamo imbanicati per Iddu. Porca miseria, allora. Siamo imbanicati per Iddu. Allora, ci siamo fermati un attimo. Siamo fermati un attimo, Andrea sta prendendo una sigaretta, ne esci magari a me. Dunque, sì, ecco, me la riusci... Ma vai a caga. Allora, uscita a prendere sì, mano. Però adesso chi l'accende? Allora, te l'accendo io, vabbè, gioia. Sì. Andrea, cortesia. Allora, qua niente, siamo consumati perché non abbiamo foglio, non abbiamo niente. Niente, quindi, allora, così, c'è Grok. Allora, Grok è la nuova intelligenza artificiale. Che lui l'ha lanciata contro ChatGPT, sì, no? Cioè, esatto. Però il problema cos'è? Che hai due figli di ChatGPT. Esatto. E ovviamente appena ha saputo che noi siamo in collegamento con Grok, non te lo dico. Esatto. È incazzato, non mi si accendeva il computer, me lo faceva accendere, ma per sui file. Ed è per questo che noi siamo fuori oggi. Sì, no, assolutamente siamo in fuga. Noi siamo abbiamo in fuga. Provato a collegarci, insomma. No, ma non ci si può parlare qui. Allora, no, niente, allora, questa intelligenza artificiale è impossibile. Cercavo le notizie, mi ha boicottato il computer. È successa la valle. No, non ci si può parlare completamente. Anche perché è per maloso. Cioè, Grokka ha il dono dell'ironia. Lui è incazzoso. Lui no, e lui invece è incazzoso perché Iddu è un'intelligenza artificiale siciliana. La dove no, capire. Niente, è incazzosissimo. Non ci si può fare niente completamente. Non ci si può parlare assolutamente. Quindi siamo in fuga. Stiamo girovagando, stiamo cercando di capire, vediamo tante cose. C'è gente che si fa selfie ovunque anche con i pesci, cose esatto. Terribili. devo dire che da quando siamo entrati qua alla pescheria. Volevo abbracciarmi quella testa di pesce spada. Secondo te viene bene il selfie con la testa di pesce spada? Ora lo facciamo. Sì, sì, dai, con la testa di pesce spada. È carino. E niente. Da quando siamo entrati alla pescheria abbiamo notato parecchi polpi. Devo dire che insomma sarà il periodo quello dei polpi, no? Beh, sì, può essere, sì, assolutamente. Il famoso periodo della pietra azzurra. Azzurra è questo. Sì, sì, esatto. Sì, e niente, sì. Siamo qua, ragazzi, io non lo so, cioè, stiamo intervistando, ne stiamo
stiamo approfittando per intervistare, insomma, qui i signori che hanno le varie bancarelle di pesce, per chiedergli, insomma, la notizia è questa, cosa ne pensate dell'intelligenza artificiale. No, tra l'altro gli stiamo chiedendo se conoscono Iddu, perché, cioè, voglio dire, se sì, ci possono dare una mano, cioè, io, ma nessuno conosce Iddu, niente, nessuno. O se lo conosce, no, perché non ce lo possono, cioè, anche se lo conoscono, insomma, tu non sai come lo dicono, funziona, vero? Non ce lo dicono, vero? Qua c'è il vigile omertà, si sa, niente, discorso. Nessuno conosce Iddu, non lo conosce nessuno, Iddu. Niente, completamente. Esatto. Siamo rovinati, ragazzi, siamo rovinati, però mi raccomando, noi non vogliamo parlare male dell'intelligenza artificiale. Assolutamente. Ci mancherebbe. È una risorsa incredibile. È una risorsa, stiamo scappando, però va bene. Cioè, stiamo scappando, però dice che è una risorsa, va bene. D'altro canto, ma lui lo fa per noi, come tutto il resto. Assolutamente. No, certo, lo fanno per noi, no, ci mancherebbe. Poi tutta Catania è piena di telecamere, quindi c'è, ma così è tutto sotto controllo, ma lo fanno per noi, cioè. Andrea, mi sto abbronzando, guarda qua, cioè, sì, perché sono praticamente messa sotto il sole che mi sta picchiando qua. Ma Monica, stavo pensando una cosa, ma secondo te la questione della moneta digitale, no? Ora come si concilia con la pescheria, la moneta digitale? Cioè, chi glielo va a dire a questi? Ma sai che hai sollevato una bella questione. La moneta digitale adesso, cioè, questi qua, cioè, giustamente la gente vende pesce, fa, dico, allora la moneta digitale come facciamo secondo te? Cioè, loro, secondo me si adegueranno sicuramente, immediatamente con la moneta. Qua al sud sicuramente, subito. Sì, no, al sud immediatamente, cioè con la moneta digitale immediatamente. Sì, non ne sono convinto. Ma anche quella è una risorsa, Sì, sì. È una risorsa. C'è anche il portafoglio digitale. Certo, non è sotto il tuo controllo, il controllo di altri, però va bene, ma lo fanno per noi. Bisogna avere fiducia, ragazzi. Bisogna avere fiducia, lo fanno per noi. Anzi, sapete che vi dico? Mi sa che lo fanno per voi. Io. Che poi, fra l'altro, a parte che oggi siamo alla macchia, l'abbiamo spiegato, perché stiamo fuggendo ad Iddu, la nostra intelligenza artificiale. Ma al di là di questo, siamo al centro di Catania, questa è la macchia. Sì, esatto. No, la cosa pazzesca, sapete qual è? Che questa cosa si aggiunta a un'altra cacchiata che ho fatto io, insomma, l'altro giorno. E niente, ti ricordi, Andrea, che ti ho mandato quegli audio su WhatsApp? Sì, certo. ma là è partita la cosa di Iddu. No, ma non diciamolo, perché veramente quello che ho combinato è allucinato. No, vabbè, ma tu hai mandato il podcast anche al tuo bombolaio, per sbaglio. Sì, praticamente. Allora, sapete cosa è successo? No, vabbè, ma niente. Ma allora io direi di fare ascoltare, perché adesso noi siamo qua alla pescheria, però in fase di montaggio, io direi di mandare, no? Sì. Poi immediatamente, così capiscono cosa è successo. Mandiamo direttamente i vocali che ci siamo scambiati. Diciamo solo questo. Monica ha mandato mandato i suoi podcast, invece che mandarlo, come dire, a delle persone ben specifiche, l'ha mandato a tutto il mondo, dal medico di base fino al bombolaro, passando per la chat delle mamme, dei figli, degli amici dei suoi figli. Sì. Cioè, tutti quanti lo sanno. Voi direte: ma non è giusto che sia così. Sì. Certo che è giusto, però, che sia, insomma, così. Non però tutti. Noi siamo alla macchia oggi. Esatto, perché non tutti, intanto, insomma, scappiamo. Sì, perché non tutti, capite bene che anche se il nostro podcast è di dominio pubblico, però non tutti intanto sanno cos'è un podcast, soprattutto le persone più anziane. E io vi dico che, insomma, ecco, sono arrivata a mandarlo per sbaglio, perché non avevo una chat. Comunque, ora poi una chat che si chiamava Tutti. Sì. Ha sbagliato, perché ha preso la chat che si chiamava Tutti. Esatto. E l'ha mandata a Tutti. Esatto. E quindi adesso ascoltatevi i nostri messaggi, così capirete meglio, insomma, in che condizioni siamo. Oltre a fuggire da Iddu, c'è pure quest'altra, insomma, una tragedia. Ci stanno cercando. L'apocalisse. Ragazzi. Ci stanno cercando. L'apocalisse di Iddu. Questo è. Andrea. Sto morendo. Sto morendo, Andrea, te lo giuro. Sai, no, tu non lo puoi immaginare cosa ho combinato. Sai che noi poi aiuto. Allora, aspetta, io mi calmo. Allora, sai che noi condividiamo i nostri episodi in podcast, no, con gli amici, quelli più stretti, quelli che comunque ci capiscono, che conoscono questo aspetto nostro, no? Ludico.
Bene, io... Scusa, aspetta. Un attimo, mi devo calmare. Allora, dunque, vediamo se riesco a dirtelo. Allora, io avevo una lista broadcast. Sai quelle che tu fai quando devi inviare tipo gli auguri di Buon Natale, no? Tutti. E c'avevo tutti i contatti messi là dentro, no? Ma proprio tutti. Cioè, che ti posso dire? L'avvocato, il mio medico di famiglia. Non ce la posso fare. E allora l'ultimo podcast, in particolare il link di YouTube, ho detto, vabbè, per sbrigarmi uso questa lista, tutti, saranno tutti, insomma, poi sono andata a guardare, cioè ho mandato questo podcast a gente a cui avevo mandato il curriculum, al perito dell'assicurazione, al mio medico di famiglia, al medico di famiglia di mio padre, alla sovrintendente dei beni culturali a Catania, alla stampa. Cioè, allora io memorizzo, pensa che l'ho mandato persino alla signora, alla mamma di quello con cui ho avuto l'incidente. Tutti a tappeto, al parrucchiere, beauty relax, quello della compagna di classe di mia figlia. Alle mamme delle compagne di classe di mia figlia, alla professoressa di matematica e di italiano che aveva mio figlio quando andava a scuola, al mondo, guarda, te lo giuro, non lo puoi capire. E allora oggi sono entrata nel panico, ho detto no, non è possibile. Allora ho cominciato a mandare messaggi a uno, no? Mi scuso se ho inviato per errore un messaggio non pertinente, insomma è stato un errore. Allora non te lo posso dire, io c'ho contatti con agenzia di moda e di spettacolo anche per il discorso di mia figlia, no? Niente, non enti di formazione, il mio vecchio datore di lavoro. Sto morendo. Ora ho capito perché questo episodio ha fatto un boom di statistiche. Voglio morire, te lo giuro, non so dove mi devo andare a nascondere. Niente, ormai devo fare del podcast il mio mestiere, perché ormai mi sono, cioè, lo sanno tu, cioè, non posso più nascondermi, ormai è di pubblico dominio. Sto morendo, aspetta, mi calmo, aspetta. No, ma poi non è tanto il fatto che sia di pubblico dominio, perché uno fa i podcast, no? Magari qualcuno può ascoltarlo a prescindere. No, io dico semplicemente che l'ho mandato assolutamente scontestualizzato. Cioè, tu immagina che gli è arrivato questo podcast al medico di famiglia di mio padre. Cioè, che... con scritto Socone. Cioè, io non lo so. No, ma io sono una pazza. Cioè, avranno detto, ma questa che cacchio vuole? E in tutto questo, mentre ti parlo, siccome ho messo l'acqua sopra per fare bollire, perché ci devo calare la pasta, mi sta finendo a bombola rogasso. E quindi oggi non si mangia. Sì, perché io c'ho ancora la bombola, capisci? A digiuno oggi tutti. Che cazzo, non ce la faccio neanche io. Appena finisco ti chiamo anch'io. Ti prego, quando chiami il bummularo, fagli frr, ah, frr, ah.
Monica, ci fermiamo al chiosco per far a bere qualcosa? Cioè, sì, io sono con i sacchetti della spesa. Cioè, hai capito che è successo? Cioè, sì, ho capito. Niente, vabbè. Comunque, lasciamo perdere. Allora, siamo arrivati nel frattempo al chiosco. Siamo qua al chiosco, alla pescheria. Allora, un attimo, avviciniamoci. È il chiosco dei fratelli Castorina. Allora, chiosco dei fratelli Castorina. C'è una signora simpaticissima. Allora, signora, stiamo registrando un podcast per Radio News Soc One Catania Creativa. E niente, siamo in giro per la pescheria. Niente, le volevamo fare una domanda proprio di un secondino preciso. Tenga presente, insomma, che il nostro è un podcast ironico, quindi lei ha sentito parlare di intelligenza artificiale intanto? No. Quindi lei non ha idea di chi possa, cosa possa essere. Ok. Va bene, allora niente, ci limitiamo semplicemente. Quindi la signora non conosce Iddu. Iddu è il nome che hanno dato all'intelligenza artificiale a Catania. No. Perfetto. Okay. Signora, si vuole fare un po' di pubblicità gratis? Vuole dire, insomma, qua il chiosco dove ci troviamo, chi siete, eccetera, eccetera? Chiosco della pescheria. Chiosco della pescheria, basta. Lo sanno tutti. Cristina. La signora Cristina, un chiosco della pescheria, è uno e uno solo. E basta. Ci facciamo due caffè per il momento. Perfetto. Allora, qua io mi sto rendendo conto che nessuno conosce Iddu. Grazie signora per il caffè. Perfetto. Qua nessuno conosce Iddu. Ma offri tu, no? Cioè, sì, certo, perfetto, ovviamente. Grazie Andrea. Fantastico. No, ma ben figura. Qua nessuno conosce Iddu. Ora io sono veramente preoccupato perché mi sto chiedendo, cioè, lo conosciamo solo noi. Noi come possiamo trovare aiuto? Come possiamo trovare riparo? Come possiamo trovare albergo da qualche parte? Cioè, io sono veramente preoccupato. Niente, ora vediamo un attimino. Nessuno qua conosce Iddu. Iddu non lo conosce nessuno. Ma secondo me invece qualcuno lo conosce che... E dobbiamo, insomma, non è che... E ora vediamo, dobbiamo cercare un attimo di entrare più in confidenza. Prendiamoci il caffè. Sì, infatti, prendiamoci il caffè un attimo. Allora, io solitamente lo prendo amaro, però mi sa che stamattina lo zucchero glielo calo, quindi... Perfetto. Ragazzi, non sappiamo neanche come verrà questa registrazione, ragazzi, perché non abbiamo mai fatto una cosa del genere. Perché il video è una cosa e insomma la registrazione è un'altra, quindi staremo a vedere. Comunque, mentre noi ci prendiamo il nostro caffeuccio, fra l'altro zuccherato perché la vita è già abbastanza amara. Cosa le devo, quindi perfetto. 1,60, due caffè, 1,60. Vedete che bello, venite alla pescheria, qua al chiosco. Il chiosco della pescheria, 1,60, due caffè fantastici. Scusate. Buonissimo, complimenti signora. E niente, quindi che vi devo dire? Quindi colgo l'occasione per ricordarvi di non andare nei supermercati, bensì nei vostri mercati cittadini. Esatto. Non nei supermercati, lasciate perdere i supermercati. Esatto, qua c'è il ben di Dio, ragazzi, cioè c'è pesce, c'è frutta. No, ma soprattutto i prezzi, ragazzi. C'è verdura, allora. La metà di un qualsiasi supermercato, allora, oltre roba a qualità di ottima qualità, esatto. Roba di ottima qualità al prezzo giusto, capisco perché che. Alla fine siamo sempre merda di complottisti, no? Capite? Quindi noi siamo contro tutto ciò che è grande distribuzione e quant'altro. Venite nei mercati cittadini, andate nei mercati cittadini. Non avete tempo, ma sti cazzi, trovatelo, è spettacolare, ragazzi, è bellissimo, bellissimo. E comunque sempre, ovunque compra siciliano, assolutamente. E possibilmente catanese. Però capisco che il nostro podcast va un po' ovunque, quindi non tutti si trovano a Catania. Per chi non si trovasse a Catania, comunque andate nei vostri mercatini rionali, andate nelle vostre pescherie se ce le avete, andate nei vostri mercatini, ripeto, e se proprio non potete fare a meno di andare al supermercato, comprate i prodotti della vostra zona. E soprattutto portatevi contanti, eh? Esatto, portatevi contanti, usate la moneta fisica, bimbi, eh? C'è la signora là che io la conosco perché ci ho comprato un sacco di frutta, fra l'altro io te l'ho detto, mi servono i roccoli praticamente, e quindi adesso dovremmo andare. Andiamo. E vediamo se la signora, insomma, ci concede anche lei un'intervistina, un parere, un qualcosa, quindi a tra poco. Aspetta un attimo, allora siamo qua in un posto bellissimo. Allora, come si chiama qui? Allora, c'è una barca allestita che è una cosa meravigliosa. La storia della pescheria. Esatto, la storia della pescheria. Siamo insieme a un ragazzino simpaticissimo. Come ti chiami? Salvatore, allora niente, una domanda brevissima. Ah, e poi ci abbiamo anche qua l'altro giovanotto, la storia della pescheria. Come? Venga qua, allora lei si chiama? Kevin.
Kevin, fantastico. Allora, io volevo sapere, avete sentito parlare di intelligenza artificiale? No. Come no? Tu che sei giovane, l'intelligenza artificiale? Chi è? ChatGPT. Guarda, non... Intelligenza artificiale, non ne avete sentito parlare? Intelligenza artificiale, dimmi. Avvicinati. Allora, hai sentito parlare di intelligenza artificiale? Signora, non c'è manchi cos'è? Manco chi è? Cioè, quindi Iddu. Iddu non lo conosce. Iddu non lo conosce. Non conosce Iddu. È il nome dell'intelligenza artificiale di Catania. Iddu non lo conosci? Niente. No, Iddu, niente. Niente. Ah, Iddu, aspetta, no, aspetta, Iddu, che forse Iddu. Abbiamo trovato Iddu. Aspetta, chi è Iddu? Iddu. Ah, Iddu. È lui. Ma lei lo conosce Iddu? Lo conosceva. No, ma no. È il nome dell'intelligenza artificiale di Catania. Iddu. Si chiama Iddu. Iddu. Esatto. Fu. Ok. Fu. Siccome immobile. Va bene. Ha dato il mortal sospiro. Va bene. Allora, senta, ma qua avete il ben di Dio. È una cosa fantastica. Allora, se le persone volessero vedere questa cosa bellissima, no? Allora, dai le indicazioni. Dove vi trovate esattamente? Di fronte ai Baru Z. Di fronte il Baru Z. Alla pescheria di Catania. Non c'è altro. La storia della pescheria da Giovanni. Perfetto. Fra l'altro si nota subito perché è una barca allestita con dove vendono pesce già preparato, quindi potete venire qua a mangiare. C'è, credetemi, io infatti appena finisco qua. No, assolutamente, qua è impossibile. Esatto. Chi c'ha soldi può comprare tutto. Esatto. Perfetto. Va bene, vi ringraziamo allora. Mi saluto. Assolutamente, dopo, appena finiamo. Allora, siamo qua dalla signora che mi sono comprata dei broccoli fantastici. Li devo fare affogati. E allora anche alla signora qui, alla pescheria, siamo sotto gli archi. E stiamo proprio, diciamo, a Villa Varaghi praticamente, sì. Esatto. E gli volevamo chiedere anche alla signora a questo punto se conosce l'intelligenza artificiale. No. Non sa cos'è. No, non so cos'è. E non sa neanche chi è Iddu? No, chi è Iddu? Iddu chi è? Iddu chi è? Iddu qui è, non sa nulla e niente. E quindi è l'intelligenza artificiale di Catania, insomma, la nostra intelligenza artificiale. Va bene, signora, grazie, complimenti per la sua frutta e la sua verdura. Lei si chiama? Salvuccia. Salvuccia, signora fantastica, meravigliosa. Venite a comprare dalla signora Salvuccia qua alla pescheria. Viene, no, non viene pubblicato. Viene, va su YouTube, va su Spreaker. E poi ora le faccio sapere, signora. E allora, quindi, dopo aver salutato la signora Salvuccia, noi continuiamo il nostro giro. Nel frattempo informo la signora Salvuccia dov'è che si può sentire praticamente il Soco One. No, la signora ha capito adesso cos'è l'intelligenza artificiale, si è resa conto e allora voleva dire la sua, quindi no, perché è importante, la pensiamo esattamente come la signora noi, quindi diceva. Certo, dico io, se già non stiamo ragionando noi, pensa a un computer. Perché manca di quella che è la coscienza. Certo, no? È normale. E quindi ci manca solo computer. Ci manca solo computer. Solo l'intelligenza artificiale. Esatto, computer. Perfetto, riusciamo a spasciare tutto pare. Dopo ci vuole. Perfetto. Va bene, grazie signora, grazie, molto gentile. La signora, nella sua assoluta semplicità, è assolutamente immensa quello che ha detto. Perché senza conoscere Iddu, giustamente già sa che è pazzo, praticamente. È pazzo, Iddu è pazzo, l'intelligenza artificiale è follia. Esatto, la signora continua a dire, i robot, le cose. L'intelligenza artificiale, Iddu, è pazzo, noi non ne abbiamo bisogno. Ma tu ti rendi conto, Andrea, dopo questa puntata, dopo questo episodio, secondo te noi già io avevo fatto quella cosa che avevo distribuito. Monica, è imperativo, dobbiamo andare a fanculo Iddu. Allora, poi cioè stiamo combinando un casino, Andrea. Ho capito, ma ci stiamo mettendo contro tutti, non può essere. Che è una novità? Ma porca miseria. Noi vogliamo essere contro tutti, noi siamo assolutamente contro tutti. Andrea, allora tu avevi detto che noi non dovevamo più pensare, che ci voleva, insomma, che dovevamo. Pazzo! No, niente, è impazzita Andrea. Allora, niente, io mi sono imbarcata in questa cosa con questo pazzo. Penso. Allora, gli è venuto una sorta di rigetto. Penso. E niente, gli è venuto il rigetto. Ragione. Niente, gli è venuto il rigetto, e allora niente, io purtroppo qua. Contanti. Che devo fare? Oh, signore mio, siamo. Ma io non lo so.
adesso vabbè, allora facciamo una cosa, finiamo il giro qua alla pescheria. Contanti. Va bene, ok, dopodiché ci risentiamo quando torniamo in mare. Intelligenza artificiale, va bene, ci sentiamo dopo. Allora, siamo tornati, siamo stati alla pescheria, okay. Siamo tornati, siamo ora nel nostro studio, vi dovevamo salutare. Sì, però calmati perché mi stai mettendo ansia. No, niente, sono ancora agitata perché... Però calmati. Ho provato ad aprire... Calmati! Ok, vabbè. Allora, niente, vi volevamo salutare, non sappiamo cosa è successo. Ma anche perché i due è ingazzatissimo. Cioè sì. Ma secondo te lo sai che siamo arrivati? Non lo so, non so pensare. Allora, non aprire il computer. Monica, non aprire il computer. No, niente. Spegni! Allora, spegniamo, aspetta un attimo. Aspetta, ok. E niente, mi sa che è arrivato il momento di salutare i nostri radioascoltatori adesso e dargli appuntamento a sabato prossimo. Esatto. Che è sempre alle ore 14. Esattamente. Ok. E poi, insomma, penso che... Ma non ci sarà lui? O ci sarà lui? No, niente, lo salutiamo a Idu. A Idu lo salutiamo? No, niente. E allora la prossima puntata... Ora vediamo. La prossima puntata è con tanti saluti. Esatto. Aspettateci. Aspettateci. Alla prossima. Ciao. Ciao. Radio News Soc One. Notizie più o meno vere dal mondo. Radio News Soc One.